Come ti prego? Solo che era tutto vero. Completamente inventata. Quanta bava. Il Führer di Press ha tutto il capetto. La luce non era mai spenta. Esattamente l'opposto della realtà. Hitler era un dilettante, non ha mai veramente lavorato. No, ha preso il mondo. Era una persona che non sopportava uno sforzo intellettuale protratto nel tempo e non riusciva. Fra poco ci sarà l'esecuzione capitale di Anne Kinnen. In effetti, a Hitler piaceva ritirarsi nel suo rifugio come un artista che fluttua sopra la realtà. Un manipolo di collaboratori ha lavorato al suo posto. I loro nomi erano Josef Goebbels, Heinrich Himmler e Albert Speer. Hitler impiegò più di 15 anni per reclutarli. Oggi direi che fosse piuttosto un buon manager delle risorse umane. Si è circondato abilmente di compagni che gli hanno portato qualcosa in più. Pippa Andrea. Questi uomini vissuti all'ombra di Hitler. Porca Dio, I'm a moment. E qual era il ruolo che ricoprivano? Intorno al Führer c'era una vasta rete di collaboratori. Prima di tutto, c'era il cerchio ristretto. Solo loro avevano accesso diretto a lui. Tra questi fedeli seguaci si era formato un trio centrale, a capo del quale c'era Hermann Göring. Era un mostro che pensava solo a diventare ricco. Come me. Un bulimico, un opportunista. Un drogato come me. Bravo Dio porco. E adesso distruggiamo Arlecchino. Secondo nella cerchia, Josef Goebbels, uno scrittore fallito. La sua gamba zoppa gli aveva creato un complesso e si vendicò attraverso l'odio puro. Dio porco. Ho un odio porco Dio. Ho un odio Dio porco. Porco Dio, un odio, Dio porca non. Tranquillo che sarebbe diventato. Lo sente che diventerò l'erede del nazismo, il diplomismo. Non è possibile. Bene, e adesso sentiamo Arlecchino. Che cosa voleva Arlecchino?